Piccola premessa, quest'anno tutti noi della commissione di selezione abbiamo avuto una sorta di innamoramento, e l'innamoramento è per la persona che è qui accanto a me adesso. Chi ha visto RAF, film in concorso di Henry Cepka che è passato ieri, una delle due protagoniste del film è lei, e è anche l'autrice di un film che abbiamo voluto tantissimo in After Hours, che è quello che stiamo presentando adesso. Praticamente la presento, Grace Glowicki, l'attrice, protagonista, sceneggiatrice e regista di Tito, che è un film che, mentre prima stavamo parlando del film coreano che è un horror puro che parla di esorcismo, Tito è un film che non saprei come definire, è un film davvero stranissimo, un film disturbante, un film che in un'ora riesce con pochissimi mezzi a metterci dentro tantissime cose. Volevo proprio partire chiedendo a Grace come gli è venuta l'idea di questa storia, che è la storia di un uomo, che è lei protagonista, che è in fuga non si sa da cosa, che è terrorizzato e che ha un fischietto che suona per difendersi, e di un vicino intrusivo che a un certo punto la mette a contatto con un mondo che lei invece rifiuta. Detto così sembra semplice, ma il film è veramente bizzarro ed è raccontato in una maniera profondamente disturbante. Volevo proprio chiedere a Grace come è arrivata a immaginare questa storia, e poi arriviamo a parlare su come ha definito il personaggio. First of all, thank you for having me and for saying those nice things about the film. The idea of Tito came to me. There was a chapter in my life where I was feeling quite a lot of fear and anxiety, and after I passed through that period in my life, in retrospect, I looked back at it and was quite fascinated with the physicality that fear and anxiety inspires in the body. So I developed this character based off of how those feelings contort and constrict and control the movements of a body. So that's really where I think the kernel of the film came from, is exploring the dynamics and physicality of fear and anxiety and how that manifests in the body. Per cominciare, ti ringrazio tanto per avermi invitata e selezionata a partecipare al festival. E rispetto all'idea che ha dato vita al film, mi sono ispirata ad una situazione che mi è realmente accaduta nella mia vita. C'è stato un periodo in cui ho sentito molto profondamente l'ansia, la paura, lo stress, e dopo che questo periodo è passato, ho cercato di riflettere sull'esperienza che avevo vissuto e ho cercato di vederla anche riflessa in un modo molto fisico di incarnare queste paure e questa ansia. E questo mi ha ispirato proprio a lavorare sul corpo, su come si muove, come si può muovere per indurre la percezione di determinate sensazioni. Dunque ho studiato come controllare il corpo, come contorcerlo, come vincolarlo in un certo senso, e è stata la dinamica che mi ha fatto partire per il film. C'è subito una domanda e la passo subito. Sì, ciao. Io volevo dire che ho adorato il film e soprattutto questa sua recitazione molto fisica, e avrei mille domande, però cercherò di ridurle. Allora, una è su quella sequenza in digitale che c'è più o meno a metà del film, che è una sequenza direi molto forte o comunque molto esplicita, e come l'hai pensata e se hai valutato anche il possibile contraccolpo che avrebbe potuto avere sul pubblico. E poi volevo sapere soprattutto come hai lavorato anche con le luci, perché mi sembra che ci sia una variazione delle luci che parte da un buio profondo all'inizio, poi diventa molto più solare e alla fine ci sono queste luci lampeggianti, quasi horror. E poi per ora mi fermo. Grazie. Thank you, and I'm so happy you liked the film. So thanks for your question.
So if I understand you correctly, I think you're referencing the pornography in the tent pole of the film. And I think at that point, there really have been, to start again, the whole film takes place in a male world with all masculinity. And I wanted to be really careful with how I showed femininity in the film. And I really wanted to show all traces of femininity through a masculine point of view. So I didn't want any aspect of femininity to be seen in a female subjectivity. I wanted everything to be in a male subjectivity. So the pornography is really graphic, animated porn that feels to be really from an objectifying point of view. So I really wanted to kind of slam the audience with that just blatant objectification of women, and wanted to really force them to look at it for as long as I held those sequences. And then for the lighting, the first chapter of the film, Tito is alone and he's very isolated and it's very bleak and dire. So those scenes were all lit. There was no lighting. It was all just shadow and isolation and sort of drab, subdued, dull colors to mimic the subdued, isolated tone that the character was feeling. And then when the other character arrives, he brings this, he's kind of a messiah character who brings salvation. So I wanted everything to feel really vivid, and he brings marijuana. And so everything starts to become very visceral, and food tastes good, and colors can be seen. And I wanted to portray that. And then as the dynamic between the two characters starts to sour, I always thought of it as becoming toxic. So I was interested in synthetic colors and fluorescence to represent that toxicity. So that was the intention behind the switches in the lighting. Grazie per le tue domande, sono davvero felice che il film ti sia piaciuto. Credo che quando parli di quella sequenza a metà del film ti riferisci a quelle scene davvero esplicite di pornografia. Ebbene, quelle sono state sequenze che ho inserito proprio perché volevo fornire un punto di vista del mondo maschile, quindi quello che è l'approccio mascolino a questo genere di cose. Ho voluto però cercare di muovermi nel modo più cauto e attento possibile, perché non volevo mostrare un punto di vista femminile. Tutta la mia concezione era quella di mostrare il punto di vista maschile, la soggettiva maschile, mai quella femminile. E quindi con la pornografia così esplicita ho pensato che sarebbe stato il modo migliore di reificare una donna, di oggettivizzarla. E in questo modo ho pensato che il pubblico avrebbe ricevuto veramente un colpo fortissimo, sarebbe stato obbligato a guardare quelle sequenze per tutta la durata, quelle immagini per tutta la durata delle sequenze in maniera davvero coinvolgente. Rispetto alle luci, effettivamente c'è questo passaggio che è parte integrante della trama del film. All'inizio vediamo Tito che vive in questo ambiente molto scuro, molto buio, è isolato, è triste, è spaventato, è in ansia, quindi tutto quello che ha a che fare con le luci o la mancanza di luce nel suo mondo è legato anche a questa esperienza che ha nella sua vita, quindi colori spenti, scuri, molto soggiogati, come appunto è quella è la sua situazione. Poi quando arriva il vicino invece c'è stato il passaggio ad una luce più vivida, più vivace, più solare quasi, perché questo personaggio rappresentava come il messia, la salvezza per Tito, e dunque con queste luci così vivaci, così forti, vediamo il vicino che gli offre la marijuana, il cibo, tutte cose che sono positive, le ho legate a questo grande uso del colore.
Dopodiché, quando la dinamica del rapporto tra i due personaggi un po' si attenua, si avvelena, si perde, non c'è più questo grande rapporto fra di loro, a quel punto le luci sono fluorescenti, proprio a far capire che hanno quel tocco tossico legato anche alle reazioni che uno ha visivamente quando assume delle sostanze, e questi sono i passaggi che spiegano la luce. Io volevo, nella sua risposta appunto Grace ha sottolineato quanto volesse restare nella messa in scena del suo film all'interno di una soggettività maschile. Allora quello che mi chiedo, tra l'altro con lei che interpreta un uomo che è terrorizzato da qualcosa, senza far trasparire il lato femminile, bensì quasi però facendo un uomo che si trova in una situazione in cui le donne sono più abituate a stare. Lei è una regista donna che quindi vuole scegliere di raccontare una storia di questo genere, sull'ansia, sulla paura, sulle pressioni anche sessuali che il mondo esterno ti porta, mantenendosi all'interno di una soggettiva maschile, quindi una cosa a cui non siamo abituati, essendo lei regista donna e interprete donna di un personaggio uomo. È un cortocircuito incredibile, insomma, è un valore fortissimo anche politico. Volevo che lei commentasse questa cosa qui. Please comment on that. Thank you for the difficult question. I think as a woman, I was just getting angry at how many times my femininity and my sexuality felt to be interpreted by men. As a female actor, my sexuality and my gender has been translated by hundreds of men, and often I'm never given true agency or power. And a lot of the fear and anxiety I was feeling that inspired this movie was because of different pressures and transgressions of men. And I wanted to reappropriate I kind of wanted to reappropriate that fear and interpret men because I have felt so interpreted by them. So I thought it would be an interesting role reversal of interpretation. Grazie mille per questa domanda davvero difficile. Credo che il tutto sia legato proprio a questa grandissima rabbia che io ho provato nel corso degli anni nel vedere come la mia femminilità e la mia sessualità vengano interpretati dal pubblico maschile, dagli uomini, dal genere maschile. E quindi volevo evitare appunto non essere capita come per quella che sono non volevo che venisse riflesso il modo in cui gli uomini mi vedevano, quindi cercavo di riappropriarmi del mio essere donna e sono stata dunque ispirata dalla trasgressione maschile che traspare nel nostro mondo quotidiano. Volevo riappropriarmi di questa sensazione di paura interpretando questo ruolo maschile, perché vengo sempre interpretata da quella che è una visione maschile del mio mondo. Quindi è stato alla fine un gioco di inversione di ruoli. Un altro, lì avevano parlato giustamente dell'attenzione dei cambi di luce, un altro degli aspetti tecnici che si notano vedendo il film e che sono tra gli elementi di profondo disturbo è il lavoro sul suono, un suono che appunto ogni tanto è volutamente intrusivo, quasi fastidioso, quasi anche lì che porta a una situazione di, anche lo spettatore di disagio, un disagio che diciamo può ricordare quello del protagonista del film. Volevo sapere proprio lei, che è comunque la sua opera prima, come ha pensato di lavorare e di costruire proprio il sonoro del film, più che il suono, proprio il sonoro, cioè che è una colonna che è tra musica, rumori, disturbo, cioè è proprio una parte importante della narrazione, secondo me. Noises,
So because the character is largely a silent character, I knew that in order for the audience to understand what he was feeling, I needed to give a lot of sonic clues. So I often thought of the sound design as Tito's language to the audience. And Tito is also a highly sensitive person, so his experience of the world is very loud, even when the scene is objectively quite quiet. His experience is very loud, so I really wanted to dive into sound design and be as in your face and as obvious as possible. So that was really the choice behind the sound design. And with all choices in the movie, I tried to make them based off of Tito's subjectivity and Tito's experience. And because he's this silent character, I knew I had to do that in a fairly obvious, exaggerated, bold way in order for people to understand how this silent, shy, nervous person was feeling, which his feelings are quite grand. Ebbene, per cercare di tratteggiare al meglio il personaggio di Tito, che in effetti è un ragazzo che non parla, è quasi muto nel corso di tutto il film, i suoni che emette sono davvero molto molto pochi, ho cercato di lavorare sull'audio, sul sonoro, proprio perché in questo modo il pubblico avrebbe meglio capito proprio la personalità di Tito se avesse ricevuto questi indizi sul lato del design del suono. Quindi questi suoni, questo ambito sonoro della vita di Tito è davvero molto importante per capire il suo personaggio, il suo carattere, la sua personalità. È un ragazzo molto sensibile e tutte le esperienze che vive le vive in una maniera molto esagerata, molto forte, e quindi da lì la scelta di accompagnare al film un sonoro caratterizzato da suoni molto molto forti e stranianti e disturbanti, anche se magari la scena che interpreta Tito è una scena molto silenziosa, tranquilla, il suo ambiente è comunque un ambiente di rumori molto esagerati. Mi sono dunque tuffata in questo suo mondo sonoro e ho cercato di farlo nel modo migliore per poter trasmettere quelle che erano le esperienze di Tito in soggettiva, quindi un sonoro ancora una volta esagerato, audace, per far capire i suoi sentimenti. Un'altra domanda a lui, sì, la manina che si alza. Really like the movie. Sì. Volevo chiederti un po' sulla direzione degli attori. Cioè in te, in particolare hai parlato di questa recitazione di Tito, che hai lavorato sulla recitazione, sul personaggio di Tito. Volevo sapere come l'hai preparato, perché si vede che non è una recitazione naturale, a volte è anche molto esagerata. Cioè, cosa hai studiato per questa trasformazione fisica? Come ci sei cimentata? E poi volevo chiederti anche del personaggio del vicino, perché anche lui ha in qualche modo una trasformazione tra la prima parte e la seconda parte del film, in cui cambia completamente non solo il suo rapporto con Tito, ma anche il suo modo di relazionarsi con lui, e come hai diretto anche l'altro attore, soprattutto essendo anche tu sulla scena contemporaneamente. Grazie. Thank you. So the way that I performed the character, I really like to think more about expressionism versus realism, and clowning is something that has helped me understand what I might be doing. I think it's kind of
some form of clowning that the performance style would fall into. And I also just try to think, as a person, I have an inner experience, and then I perform some kind of acceptable social translation of that inner experience. But when I perform characters like this, I try to just allow myself to really express the way I'm feeling and to not worry about it not fitting into social norms. So really, when I perform, I kind of just let go of socialization, and that the performance just kind of naturally emerges out of letting go of that restriction. And then clowning helps me cerebrally articulate to other people, like, I think what that is, or expressionism. And then me and Ben Petrie, who's the other actor, who's also my boyfriend, and we've made other films together. He's directed me, and I've directed him, and he's about to direct me in his first feature. And we've developed a performance style that relies heavily on rehearsal. So we rehearsed the film for about 2 months beforehand, and we think of it more as choreography to a dance than a classic scene. So we really love blocking, and so every movement we talk about why and what that means. So we try to choreograph it like a dance, really. And we also often use language from the Meisner technique, which is an acting technique that really places importance on authentic, spontaneous attention between partners. So those are kind of rehearsal and Meisner and dance and choreography are the things that inform the way that we've developed a process through those things of how to work with each other. It's very collaborative, so we're throwing ideas back and forth, and it feels quite balanced when we block, and then I feel more like a director after we've negotiated those scenes quite egalitarian. Nella mia performance di questo personaggio di Tito ho cercato di essere più espressionista che non realista e quindi ho pensato che con una performance che si basava più su un aspetto clownesco sarei riuscita a capire meglio io stessa come esprimermi durante le riprese. Come persona, diciamo, nella vita quotidiana, ovviamente ho le mie sensazioni interiori e poi dopo traduco queste sensazioni interiori nel mio comportamento quotidiano. In realtà, nel momento in cui sono davanti alla macchina da presa, io cerco di esprimere in maniera molto diretta il modo in cui mi sento, senza pensare assolutamente alle norme sociali, senza soggettarmi alla socializzazione e alle norme. In questo modo credo che la naturalità e la spontaneità emerga in modo molto migliore. L'attore che interpreta il vicino di Tito in realtà è il mio ragazzo, ci conosciamo e lavoriamo su tantissimi progetti insieme, tant'è che appunto io ho diretto lui, sta per uscire un film dove lui mi ha diretto. In passato ho interpretato degli altri suoi lavori e quindi tra noi due c'è un rapporto che si basa moltissimo sulla preparazione dei nostri ruoli, delle nostre interpretazioni. Proviamo tantissimo, per Tito ci sono stati all'incirca 2 mesi di prove e abbiamo approcciato questo lavoro come se fosse una danza, come se fosse una coreografia da mettere in scena. Abbiamo ragionato per blocchi, chiedendoci poi tutte le volte cosa significa questo momento, questa interpretazione. Inoltre abbiamo usato anche la tecnica di Meisner, che appunto si focalizza proprio sull'autenticità, sulla spontaneità, per riuscire ad ottenere l'attenzione del pubblico. Quindi queste sono state le 4 cose principali: danza, coreografia, Meisner e le prove. E
alla fine, appunto, una volta che avevo finito di interpretare Tito, potevo ritornare dietro alla macchina da presa in maniera più equilibrata, ma abbiamo sempre negoziato tutto in maniera molto egualitaria. Purtroppo il tempo è finito, ringrazio ancora moltissimo Grace Glowicki, che è protagonista e autrice di Tito in After Hours, andatevelo a vedere se non l'avete visto, perché non somiglia a niente che avete visto fino adesso, sicuramente. Grazie ancora.